club è un luogo dove delle persone si incontrano per fare ricerca, sperimentazione per passione. È un posto dove ci si vede quotidianamente, settimanalmente, dove ci sono delle attrezzature, dei computer, dei server, e in pratica facciamo un'attività di ricerca, ma soprattutto di condivisione, di conoscenza tra le persone, perché la condivisione è un po' anche lo spirito fondamentale dell'Art Club. Allora è una persona che ama sperimentare, lo fa appunto nel suo piccolo per passione, non certo per professione, ma soprattutto vuole anche non farlo da solo, e quindi cerca un posto come un hack club dove condividere queste conoscenze con gli altri. Quindi per esempio noi organizziamo dei seminari interni, facciamo dei lighting talk cosiddetti, in cui ognuno in 15 minuti, in 20 minuti cerca di condividere con gli altri le sue ricerche. Settimanalmente facciamo questa cosa appunto per ottimizzare un po' i tempi, e ognuno mette a disposizione degli altri quello che durante la settimana ha imparato. Siamo nati 10 anni fa, nel 2004, praticamente incontrandoci un gruppo di persone che avevano voglia di creare questo posto essenzialmente dove incontrarsi e dove condividere, e da lì è nato un po' tutto. Siamo stati sempre ospitati all'università, all'Unical qui a Cosenza, e dal 2004 appunto ci incontriamo ogni settimana, diciamo con incontro fisso all'associazione, quotidianamente per portare avanti dei progetti. Quindi la nostra storia ormai ha 10 anni e continua ad andare avanti, anzi cresciamo di numero. Siamo adesso un gruppo abbastanza nutrito e siamo sempre ospiti all'università nel centro di calcolo alte prestazioni, dove praticamente ci sono l'università ha centrato i server per fare calcoli, per fare ricerca scientifica. Noi siamo ospiti in questi locali con il nostro piccolo laboratorio. Innanzitutto il nostro focus è sulla tecnologia, sull'informatica, e in particolare sul software libero, che è poi il filo conduttore di tutto quello che facciamo. Cioè amiamo usare Linux, stiamo utilizzando di recente Arduino, che è un hardware open source per poter creare elettronica molto economica, per fare automazione, per fare domotica, e i nostri progetti sono svariati. Facciamo formazione, quindi facciamo corsi sul networking, ma anche sul giapponese, perché ci piace spaziare un po' in tutti gli ambiti culturali, anche sull'economia, e poi su vari temi informatici come, che ne so, programmazione, server per il web, corsi Linux che abbiamo sempre fatti. Poi facciamo anche degli eventi come Linux Day ogni anno dall'inizio, facciamo eventi divulgativi per esempio su Linux, che è un progetto che portiamo avanti per le reti comunitarie, e quindi diciamo formazione, seminari e corsi sono un po' una delle nostre costanti. Poi abbiamo un'altra serie di attività, abbiamo delle stampanti 3D nel nostro laboratorio, ci piace sperimentare il 3D, ci piace sperimentare la costruzione, siamo anche in un certo senso dei makers, perché ci piace fare, costruire, realizzare i nostri oggetti, perché poi in fondo un hacker è colui che ama smontare il giocattolo, costruirsi gli oggetti e modificarli. Questa è anche un po' la definizione più classica dell'hacker, che non è il pirata informatico che tutti credono. Infatti siamo, come dire, ufficialmente ospitati all'università senza che nessuno abbia mai avuto da noi problemi di questo tipo.
biblioteca, che ci teniamo molto perché è un insieme di libri che ognuno di noi contribuisce, se qualcuno c'è dei libri da donare ce li può dare, li ospitiamo e poi li mettiamo a disposizione di chi vuole, chi vuole fruirne. Facciamo poi un altro progetto molto importante, è Ninux, cioè una rete comunitaria cittadina in cui dei privati, dei soggetti si decidono di connettersi fra di loro utilizzando delle reti wifi molto economiche, quindi creando una rete cittadina di interconnessione fra le persone per svincolarsi da ogni, come dire, forma di provider che ti fornisce la connettività, cioè ci si connette tra di noi, dopodiché questa non è una forma di connessione a internet, ma poi ognuno, se vuole connettersi a internet, utilizza i suoi canali tradizionali, però l'importante è creare una rete di cittadini. Siamo solitamente 15-20 persone che ci incontriamo settimanalmente, portiamo avanti i nostri progetti. Poi ci sono tutta una serie di tantissime altre persone che gravitano in qualche modo intorno all'ACLAB, o perché partecipano ai nostri corsi, oppure vengono ai nostri eventi, oppure vengono saltuariamente a vedere un po' quello che facciamo, anche perché in fondo siamo un gruppo di amici e facciamo le cose che ci piace fare insieme. Dopodiché noi abbiamo anche una serie di collaborazioni con altri soggetti, collaboriamo soprattutto con l'università, abbiamo una partnership, una convenzione con il Dipartimento di Fisica, in qualche modo anche ci ospita, poi collaboriamo con il Centro di Calcolo, poi collaboriamo con tante altre associazioni, con Verde Binario, con Giungla Calabria, con Aniti. Di recente abbiamo fatto anche una partnership con l'Istituto Superiore, la Scuola Superiore Istituto Tecnico Industriale Monaco, che sono campioni mondiali di robotica e con cui stiamo iniziando delle attività su questo, organizzeremo insieme il Linux Day la settimana prossima. E poi collaboriamo anche per esempio con il Talent Garden di Cosenza, di cui siamo abitanti e in qualche modo collaboriamo con loro nell'organizzare eventi, corsi e formazione. Poi facciamo anche parte della rete regionale Magma, che è una rete di associazioni che si occupa un po' di tutto, cioè che si occupa di arte, che si occupa di migranti, noi ci occupiamo di tecnologie, quindi abbiamo messo insieme tutte le nostre competenze per creare questa rete e abbiamo fatto degli incontri, ne faremo altri nel corso dell'anno, appunto per l'obiettivo finale è quello di metterci in rete, scambiarci delle competenze, riuscire a fare insieme quello che singolarmente non si riuscirebbe a fare.